Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto. Questa sera approfondiamo, così come abbiamo fatto ieri, ospitando dal mondo della scienza il professor Rainone dell'Università d'Annunzio che ci ha spiegato dal punto di vista geologico cosa sta accadendo. Torniamo a parlare dei campi Flegrei, ma diciamo come esempio generale di una fragilità che investe il territorio e noi purtroppo ne abbiamo pagato le spese anche in Abruzzo. Cerchiamo di capire cosa è accaduto. Accaduto negli anni, cosa poteva essere evitato e soprattutto come dobbiamo comportarci e che lezione dovremmo apprendere. Lo facciamo avendo il piacere di avere nei nostri studi il commissario alla ricostruzione di Ischia, Giovanni Legnini. Buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, commissario, tanto io dico commissario perché probabilmente in certe situazioni in Italia il commissario servirebbe prima piuttosto che dopo. Alcune vicende che sono legate, per carità, ai cambiamenti climatici, a calamità naturali, ma anche e soprattutto in certi casi, come credo anche nella sua esperienza recente a Ischia abbia potuto verificare, alla insipienza umana, chiamiamola così, che sia speculativa che anche di incapacità amministrative certe volte. Ecco, quanto questa storia di Campi Flegrei ci insegna ancora una volta che i fatti calamitosi sono anche frutto delle calamità umane più che di quelle naturali a volte. Sì, non c'è alcun dubbio che il susseguirsi di catastrofi naturali nel nostro paese, con la conseguente dichiarazione dello stato di emergenza, comprovi, ma di questo non vi era molto bisogno di saperlo perché era noto che noi viviamo, il nostro paese è composto, ha un territorio bellissimo ma fragile. Vi sono alcuni territori nei quali questi due eccessi, l'attrattività, la bellezza, il paesaggio suggestivo, la composizione urbana molto bella e il rischio, questi due punti confliggono molto. L'area napoletana, quella dei Campi Flegrei, ma non solo, quella vesuviana, quella di Ischia, dove da qualche tempo sto operando, ne costituiscono una riprova, ma anche i paesi, i borghi fragili dell'Appennino, dell'Appennino centrale, non solo della nostra regione, dell'Umbria, delle Marche. Ecco, viviamo in un territorio che richiede prevenzione, che richiede cura, che richiede che le disattenzioni, l'incuria, il mancato rispetto dei principi e delle norme sulla sicurezza degli edifici e del territorio non possono più essere tollerati. Questo è perché a pagarne le spese sono i cittadini che subiscono gli effetti di quegli eventi, sono i territori che si paralizzano. Ma sono anche tutti i cittadini, perché poi ricostruire, riparare, ripristinare, mettere in sicurezza costa molto per il bilancio pubblico, costa molto per i cittadini. Una delle più grandi voci di spesa del bilancio pubblico del nostro paese è costituito dalle ricostruzioni e dalla gestione delle emergenze. Ecco perché l'attenzione su questi temi deve essere sempre più crescente, tanto più al cospetto degli effetti dei cambiamenti climatici. Anche dal punto di vista economico, quanto costa, e lei lo ha sperimentato, una ricostruzione rispetto a una politica di prevenzione? Quanto costa di più? Misure non paragonabili. A volte con un investimento molto contenuto si può evitare un disastro, oltre che per la vita umana, anche per gli edifici e per il territorio, con un impatto anche economico molto più rilevante. Ma poi quando accadono disastri come quelli che ahi noi si susseguono nel nostro paese, vi è un danno sistemico, vi è l'effetto dannoso sull'economia, oltre che sul bilancio pubblico. E quindi non c'è alcun dubbio che fare prevenzione, curarsi della sicurezza degli edifici, mantenere il territorio, per esempio nel nostro paese c'è un grande tema, anche nella nostra regione c'è questo tema, quello del governo efficiente dei corsi d'acqua, dei fiumi, degli alvei. Io me ne sto occupando sull'isola di Ischia, ma è un tema generale, la vicenda di enorme portata dell'Emilia-Romagna, della Toscana,
del nord del paese in generale ne costituisce una riprova ulteriore, cioè manutenere gli alvei, i fiumi, i corsi d'acqua, fare in modo che i fiumi possano fare i fiumi e non altro, costituisce una delle componenti di questa gigantesca opera di prevenzione e cura del territorio che non possiamo più rinviare. C'è da dire che l'Italia ha un grande fiore all'occhiello, che è la sua capacità di strutturare dei percorsi di protezione civile in casi calamitosi, che è ancora, suppongo, all'avanguardia. Lei ha contatto quotidianamente con gli operatori, che penso siano gli stessi che ha e che stanno monitorando la situazione Campi Flegrei. Lì c'è il tema della possibile evacuazione. A suo avviso c'è insomma, la professionalità, ma ci sono anche gli strumenti in grado di evitare che se dovesse esserci un evento un po' più grave si possa limitare la quantità di danni anche da panico? L'organizzazione delle attività di evacuazione della popolazione costituisce componente essenziale dei piani di protezione civile che i comuni hanno l'obbligo di approvare, predisporre e di far conoscere. I comuni, d'accordo con i sistemi regionali di protezione civile, sulla base degli indirizzi del Dipartimento di Protezione Civile. Per quel che riguarda i Campi Flegrei, un decreto legge di alcuni mesi fa dispose una serie di misure, tra le quali vi era appunto la redazione di un puntuale, accurato piano di evacuazione che credo sia stato per larga parte predisposto e che mi auguro non serva perché insomma, le situazioni di rischio sono sotto gli occhi di tutti, ma mi auguro che il fenomeno possa essere governato. Tuttavia in un'area così popolosa, così urbanizzata, con problemi anche di mobilità, pensiamo per esempio alla funzione dei porti per le aree costiere, per quelle insulari. A Pozzuoli c'è un approdo, un porto di grande rilevanza anche per il traffico dei mezzi navali, degli aliscafi, dei traghetti con le isole. Ecco, il complesso della cura di queste attività, che sono a loro volta attività di prevenzione, costituisce uno degli interventi di protezione civile più importanti, e mi auguro fortemente che il sistema di protezione civile dei territori della Campania e del nostro paese, sono certo, predisporranno le misure migliori in caso di, ci auguriamo tutti quanti di no, in caso di aggravamento di quella emergenza. Dopodiché ha ragione lei quando diceva che il nostro paese rappresenta un modello nel sistema di protezione civile, molto meno per la prevenzione e per le ricostruzioni. Appunto, lei prima da legislatore e ora anche oggi da attuatore, a che punto pensa sia il sistema normativo del nostro paese, sia in termini di prevenzione e poi anche di una ricostruzione che per esempio lì a Pozzuoli, Campi Flegrei, andrebbe fatta a prescindere da un evento calamitoso, lì andrebbe ricostruito un po' tutto? Noi abbiamo un codice della protezione civile che si è approvato peraltro nell'attuale testo nel 2018, che costituisce la risultanza di interventi legislativi, di un corpus normativo che progressivamente si è assestato ed è stato sperimentato sul campo, che funziona. Abbiamo un sistema normativo regolatorio sulla prevenzione che è insufficiente. All'interno di questo contesto, diciamo, di prevenzione vi è per esempio una carenza molto forte, io ho avuto modo di sottolinearlo più volte anche in audizioni parlamentari recenti, una carenza molto evidente sul tema delle delocalizzazioni, per esempio di questo si discute anche nei Campi Flegrei, chi vuole allontanarsi da quei territori può farlo
con quali provvidenze, con quali contributi, a quali condizioni, in presenza di quali presupposti. Non c'è una disciplina organica nel nostro paese, ma io lo vivo quotidianamente, perché una delle operazioni più complicate che stiamo facendo sull'isola di Ischia è quella appunto di delocalizzare dalle aree a rischio, quelle abbarbicate sul monte Epomeo, dal quale è sceso giù quella grande quantità di fanghi, di detriti in occasione dell'alluvione del 26 novembre del 2022, ci sono mille difficoltà. Ecco. Una riforma incisiva sulla prevenzione, sulle delocalizzazioni, sulle regole per le ricostruzioni. Ogni ricostruzione ha le sue regole, ha la sua legge speciale, ha la sua governance, ha le sue procedure. Questo il nostro Paese non se lo può più permettere. Nella nostra regione stiamo portando avanti due grandi ricostruzioni. Ecco, io quello le volevo chiedere nel concreto, come sta andando? Nel concreto, quella del 2009 è una fase avanzata, quella del 2016 costituisce un dato oggettivo, è stata impressa una svolta quando fui chiamato ad esercitare questa responsabilità, si sta andando avanti, ma ciò ci dice queste esperienze, ci raccontano queste due esperienze del 2009-2016-2017, è che per far partire la macchina della ricostruzione, la grande operazione della ricostruzione e della rigenerazione, occorre troppo tempo, 3-4 anni. Perché occorre così tanto tempo? E poi perché occorre così tanto tempo per completarla? Ecco, questo è un interrogativo. Per esempio la ricostruzione pubblica all'Aquila. Diciamo, per esempio, grande ferita, per esempio, che abbiamo ancora. E le cause sono evidenti, sono chiare, bisogna porvi rimedio. Una delle cause è che ogni volta bisogna fare una normativa nuova e quindi bisogna pensarla, approvarla, strutturarla, bisogna strutturare gli uffici tecnici, bisogna organizzare i comuni, bisogna sperimentare la procedura, bisogna far sì che i tecnici professionisti possano. Ci vogliono 3-4 anni per partire e non ce lo possiamo permettere. Un codice della ricostruzione, un sistema consolidato, al pari di ciò che avviene per il sistema della protezione civile, l'altra gamba della cura degli effetti di un disastro naturale, costituisce un altro obiettivo fondamentale insieme alla prevenzione. E dal punto di vista dei progetti, delle procedure e poi delle risorse, il PNRR è stata un'occasione colta appieno dall'Italia? Ma guardi, sul PNRR si è detto tutto, si è scritto moltissimo, si sono mobilitate tutte le pubbliche amministrazioni, anche il sistema delle imprese nel nostro Paese. Non c'è alcun dubbio che il PNRR ha costituito e costituisce un'occasione storica per il nostro Paese. Peraltro la quantità della spesa effettivamente erogata, degli interventi effettivamente attuati, è ancora nella prima fase. Gli effetti dovranno manifestarsi nel corso dei prossimi anni, quindi non si può dire che sia stata un'occasione mancata. Io mi auguro fortemente che non lo sia un'occasione mancata, perché è un'occasione irripetibile per il nostro Paese. Su questi temi probabilmente di cui stiamo discutendo, bisogna fare di più, non tanto sulle ricostruzioni che sono dotate finanziariamente sul bilancio dello Stato, con stanziamenti pluriennali e che costituiscono un obiettivo diverso da quelli che hanno suggerito all'Unione Europea di varare questo grande programma, non sulle ricostruzioni, ma sulla prevenzione. Il PNRR poteva fare di più e mi auguro che con le prossime rimodulazioni possa fare di più. Mettere in sicurezza il territorio costituisce uno degli obiettivi della transizione ecologica del nostro Paese, di un ambiente sano e sicuro. L'ultima, Legnini, davvero, sulla esclusione delle aree sismiche, adesso in questa seconda, ultima stesura del provvedimento sul superbonus, si sono mobilitati amministratori locali, professionisti, categorie, lo stesso commissario Castelli ha mostrato grande preoccupazione. È una preoccupazione che condivida? Assolutamente sì, l'ho detto nell'audizione sul decreto che ha disciplinato questa materia.
Quel super bonus integrativo del contributo di ricostruzione a che cosa serviva? Fui io a suggerirlo al governo all'epoca, al governo prima Conte 2, poi Draghi, e poi è stato largamente attuato, ha costituito un volano per i processi ricostruttivi nel nostro paese. Serviva ad integrare il contributo pubblico per le ricostruzioni, che non è sufficiente per raggiungere l'obiettivo del 100%, e serviva e serve per rendere più sicuri gli edifici e più efficienti da un punto di vista energetico gli edifici. Quindi è un obiettivo che si condivide. Non lo vogliamo chiamare 110, non lo vogliamo chiamare super bonus, vogliamo cambiare le regole, facciamolo, ma quell'intervento nelle aree colpite dai terremoti bisogna garantirlo. Bene, grazie a Giovanni Legnini per questa chiacchierata. Insomma, siamo partiti da Ischia per poi tornare inevitabilmente al nostro Abruzzo, e naturalmente buon lavoro, e speriamo, grazie, insomma, grazie. La sua esperienza, speriamo non serva, ecco, appunto, non venga estesa, cosa che potrebbe, insomma, accadere in un caso malaugurato, che, insomma, voglio dire, tutti vogliamo scongiurare, anche perché, insomma, c'è anche da dire che si tratta di fenomeni con cui quelle aree hanno sempre convissuto nel corso dei secoli, e per fortuna non è accaduto nulla di davvero catastrofico. Grazie Legnini. Grazie. E arrivederci ai nostri telespettatori.